Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Martedì 29 novembre 2022, San Saturnino, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Sarà riqualificata e valorizzata l'area antistante la stazione ferroviaria di Ostuni per l'importo complessivo di 350.000 euro con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare a seguito del decreto ministeriale denominato Contributi ai comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026. Da oggi e fino al 7 dicembre, in occasione della solennità dell'Immacolata Concezione, alle 17.15 inizia la novena con la recita del Santo Rosario. Alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa di San Francesco. Le nostre mani, le tue mani. Progetto Open Day. La Protezione Civile incontra i cittadini. Sabato 3 e domenica 4 dicembre dalle 9.30 alle 21 nello spazio antistante la Chiesa dei Cappuccini. I volontari Ser Ostuni forniranno informazioni sulle attività dell'associazione. Saranno esposti mezzi, strumentazione radio, dispositivi antincendio, sistemi di avvistamento ambientale, apparati mobili per le telecomunicazioni e droni per la ricerca a persone. IRET è il titolo del nuovo singolo del sassofonista jazz e compositore Francesco Milone, Orgoglio Ostunese. Esempio di determinazione e passione. IRET è il sentire la mancanza di qualcosa, il rimpianto delle nostre radici. Francesco Milone, affermato nella scena jazzistica internazionale, è direttore artistico dello storico festival Deep Down Live Jazz nella città di Ostuni. I giovani si avvicinino anche a questo stile. Questa sera alle 18.30 presso lo Slow Cinema, Penelope e le Mala Femmine. Rivisitazione ironica dell'Odissea di Daniela Baldassarra. La sua strategia è liberare le donne dalla paura del silenzio e far crescere il bisogno di verità. Questo è il folgorante insegnamento di un'attrice straordinaria con il suo carattere franco, brillante e divertente dall'inconfondibile stile umoristico. Evento a cura del Centro Antiviolenza Insieme Si Può. Prenotazioni al 338-594-3165. Cari amici di Ostuni, io torno a trovarvi dopo l'anno scorso con lo spettacolo Paolo e Francesca. Torno quest'anno con Penelope e le Mala Femmine, una rivisitazione erotica del... erotica, ma devo sempre dire tutti i fatti, non so tenermi niente. Una rivisitazione, diciamo, ironica dell'Odissea. Scopriremo che l'Odissea non è solo la storia del viaggio di Ulisse, ma in realtà è più profondamente la storia d'amore di tantissime donne. Vi aspetto allo Slow Cinema martedì 29 novembre alle 19.30. Ingresso libero, che altro volete? Che dovete fare martedì alle 19.30? Niente, dovete venire a trovarmi. Io sono molto molto felice per questo bis insieme e ovviamente vi aspetto. Vedete, tanto non vedo l'ora che sto già in macchina, non so se ve ne siete accorti. Ciao! Oggi dalle 11 alle 13 è operativo il centro vaccinazione anti-Covid in contrada Trappeto del Monte. Si può accedere senza prenotazione un'ora prima della chiusura. Il bollettino di ieri registra 468 contagi in Puglia e un decesso, 48 casi Covid nella nostra provincia. La farmacia Calamo effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, una nuova perturbazione risale dallo Ionio verso la Puglia, apportando piogge sparse, temperature in calo, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, mari poco mossi. Citazione odierna. La moda può essere comprata, lo stile bisogna averlo. Grazie per aver preferito la nostra informazione.